Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video. Allora, se mi seguite sui miei social, come ad esempio Instagram oppure Facebook, se non l'avete fatto ancora seguitemi all'istante, sono stato in Taiwan, per la precisione a Taipei, proprio vicino alla Cina. Tutto questo per una grande collaborazione con Asus, che ha presentato dei nuovi incredibili prodotti che sono delle figate pazzesche. Uno ad esempio è il ROG Phone, ovvero il primo vero telefono da gaming al mondo. Sì, lo so, ci sono altri telefoni che dicono di essere da gaming, ma non lo sono in realtà. E se non avete visto il video dell'Asus ROG Phone, ragazzi, andatelo a vedere immediatamente. Vi metto il link qui sotto nella descrizione, perché voi non avete idea di quante cose si possono fare con quel telefono. È una roba pazzesca. E come è pazzesco quel telefono, oggi ho altre cose da farvi vedere in esclusiva che hanno veramente dell'incredibile. Cioè, voi non avete proprio idea, ragazzi. Quindi rimanete incollati, lasciate tantissimi mi piace, raggiungiamo 8000 mi piace e vi porto un altro video con altri oggetti che hanno dell'incredibile. Sì, perché ho altro ancora. Fra tutte le cose che vi mostro oggi, pensate che c'è perfino un oggettino che è in grado di salvarvi la vita. E non lo dico tanto per dire, è la verità. Quindi, perché proprio a Taipei? Perché lì, ragazzi, c'è la sede principale di Asus. Quindi, che cosa hanno fatto? Ci hanno portato alla sede principale di Asus. Io, ovviamente, ne ho approfittato per registrare qualche video e farvi vedere che figata è quel posto. Allora, questo che vedete, ragazzi, è l'ingresso principale. E sulla sinistra, quella specie di quadro che vedete, sì, è esattamente la Gioconda. E questo sì, vabbè, è Simone. La Gioconda è una Gioconda fatta tutta di chip, di motherboard, di componenti. È qualcosa di spettacolare. Questo solo per farvi capire un po' quanto è figo sto posto. Ma non finisce qui, perché andando avanti c'è perfino questo robottino e anche una mucca fatta di chip. Un toro, vabbè, quello che è, insomma. Poi, ragazzi, eravamo tanti youtuber, io rappresentavo l'Italia, fra virgolette, e lo youtuber più famoso fra noi era Unboxing Therapy, mi pare che si chiami così, che ha una roba come 12 milioni di iscritti, fa tipo 7000 iscritti al giorno, è tipo la divinità, insomma. Poi qui dietro, ragazzi, è strapieno di computer, router, cose strane, cioè monitor giganteschi. Cioè, guardate che diamine è sto computer. Io lo voglio solo perché c'ha tipo le parti in oro. È qualcosa di spettacolare, ma secondo me costa quanto una macchina. Sì, vabbè, poi c'è un altro computer gigante che è grosso tipo quanto la mia cameretta, ma quelli sono dettagli, non fateci caso. È la normalità lì, è proprio la normalità. Comunque, ragazzi, avrei 100.000 altre cose di questo tipo da farvi vedere, perché con la GoPro ho ripreso di tutto e di più. Fatemi sapere se vorreste un vlog tipo del viaggio dove vi mostro tutto, lasciando un mi piace. Ma adesso veniamo al dunque. Qual è questo dispositivo che è in grado di salvare delle vite? Il dispositivo, ragazzi, è niente proprio di meno che un orologio. Questo qui. Voi potrete dire, sì, ma come fa a salvarti la vita questo coso? È uno smartwatch jumpy? No, non è uno smartwatch, è un orologio pensato proprio per la salute e fa qualcosa che nessun altro orologio ha mai fatto prima. Però facciamo una cosa per volta, cioè, perché quello che fa è veramente pazzesco. Prima di tutto, ragazzi, questo orologio, che è anche molto carino, ha una tecnologia che praticamente gli fa risparmiare tantissima batteria. Cioè, tu con una carica puoi tenerlo al polso senza che si scarichi per tantissimo tempo. Ora non mi ricordo con precisione quanto, ma anche più di un mese con una sola carica. Il che è fantastico, perché ci sono smartwatch che si scaricano con un giorno. Questo orologio rimane in vita un boato di tempo. C'è da dire che l'orologio è molto semplice da usare. In un istante si capiscono tutte le funzioni e come utilizzarlo. Ovviamente c'è quello che ti va a misurare i passi. Abbiamo tutte le impostazioni, la posizione, la sveglia, un boato di roba. Si può collegare perfino con il telefono e monitorare tutto. Possiamo vedere il battito cardiaco, ovviamente. E aspettate, perché fra poco arriva il pezzo forte. Prima di dirvi il pezzo forte, devo farvi vedere una cosa. Sapete che cos'è questa? Magari alcuni di voi avranno già capito. Vi faccio vedere. Si tratta, ragazzi, di una macchinetta per misurare la pressione. Questo è il modo attuale in cui oggi noi ci misuriamo la pressione. E non è affatto comodo, diciamoci la verità, perché devi accenderla, devi metterti seduto, devi metterti
questa cosa al braccio che sembra tipo che te stai a fare un'operazione un altro po', e questa cosa, soprattutto per chi ha le braccia un po' grosse con qualche muscolo, ti stringe una marea a tal punto che a un certo punto non senti manco più le dita. Ed è molto scomodo da fare. Da oggi non sarò più così, perché pensate che con questo orologio basta mettere il dito lì sopra e dopo 15 secondi esatti misurerà la nostra pressione. Cioè, ragazzi, io non so se rendo l'idea, perché passiamo da una macchinetta grossa così, che dà fastidio, che ci vuole un sacco per misurare la pressione, a un orologetto bello che in 15 secondi ti dice la tua pressione. Magari può sembrarvi una cosa sottovalutata, ragazzi, ma voi non avete idea di quanto può essere importante per alcune persone misurare la pressione con questa facilità, perché attraverso questo coso, che lo colleghi a un'app, ti registra giorno per giorno la tua pressione automaticamente, che tu puoi perfino inviare al tuo dottore. E perché permette di salvare delle vite? Proprio alla conferenza, ragazzi, abbiamo parlato di questo e ci hanno detto che moltissime persone muoiono ogni anno perché non misurano la loro pressione e scoprono solo quando è troppo tardi di avere problemi che magari misurando la pressione avrebbero potuto scoprire prima. Ed è per questo che può salvare delle vite. Io credo assolutamente che ne comprerò uno. Per adesso, ragazzi, questa è l'unica cosa al mondo che permette di fare questo. Non esiste nessun altro oggetto al mondo che ti misuri la pressione con questa semplicità. Adesso però è il momento di passare al prossimo prodotto, che è questo qui. Allora, se vi piace giocare, ragazzi, sarete molto felici di questo prodotto, perché è stato presentato un nuovo computer. Sì, potrei starne qui a parlare per ore, perché veramente c'è un boato di roba da dirvi, però vi darò solo una bella infarinata. Questo bel computer di Republic of Gamers è molto molto figo, oltre che andare una bomba, perché ci puoi giocare a quello che cavolo te pare. Oltre che essere bello esteticamente, guardate che diamine fa. Cioè, è fighissimo, perché uno, ragazzi, può impostare tutti i LED del computer come ti pare. È qualcosa di bellissimo, è tipo un'astronave, un computer che sembra un'astronave. Puoi impostare tutti i tasti come vuoi e c'è, ci sono perfino una luce quando chiudi il computer e c'è anche una luce dietro il monitor. E puoi fare una cifra di effetti, è qualcosa di bellissimo. In poche parole, esistono due versioni di questo computer. Quella fatta per i videogiochi tipo League of Legends, Dota e queste robe qua. E poi c'è la versione di questo PC fatta per gli FPS. Quindi se amate Overwatch come me, quel PC fa al caso vostro. 3, 2, 1, Nerf this! Il bello è che anche collegando un mouse, anche il mouse farà lo stesso effetto di luci che fa il computer. Ma adesso devo mostrarvi un'altra figata, ovvero l'Asus ZenBook. Togliamo di mezzo tutte le cose, sì, perché è un computer pazzesco, cioè ha delle prestazioni che fanno paura. Se non mi pare addirittura ha Intel i9, cioè che è uscito non so quando, è il 300 miliardi di core, velocissimo, scheda grafica eccezionale, puoi giocare a quello che te pare, lettore di impronte digitali, c'è tutto. Ma la cosa più incredibile è che ha solo questo PC, ragazzi, che non vi aspettereste mai, cioè è una cosa bomba, è che premendo un semplice pulsantino sulla tastiera, guardate che cosa succede. Bam! Si illumina il mousepad. Quindi è come avere due schermi su un portatile, ed è qualcosa di pazzesco, ragazzi, perché è tutto studiato alla perfezione. Puoi mettere un botto di app tipo la calcolatrice, calendario, Google Chrome, email. Addirittura pensate che se apro ad esempio Word, mi si apre una sezione particolare sul mousepad che mi aiuta ad utilizzare Word più facilmente. Stanno integrando questa cosa con sempre più app, cioè tipo per me che devo preparare video per YouTube è qualcosa di pazzesco avere due schermi, riesci a fare tutto in un istante, sarebbe un sogno, lo voglio. Altra funzionalità molto figa è quella con Spotify, che permette di alzare il volume, cambiare canzone, mettere in una parte che ci piace di più di una canzone, ci permette di fare tutto, tutto. E se pensate che è finita qui, beh, vi sbagliate, perché c'è ancora dell'altro. Ripremendo lo stesso tasto di prima è possibile trasformare il secondo schermo in un secondo schermo, appunto. Tu puoi spostare le cartelle di sotto, puoi aprire le cartelle, puoi usare applicazioni di sotto, puoi fare quello che vuoi, proprio come se fosse un vero e proprio secondo schermo, ragazzi. Cioè, guardate, come se io, per avere due schermi, devo fare così.
con quel portatile non ci vuole niente, ce l'ha già integrato. Io uso due schermi perché per modificare i video è una cosa molto utile, quindi ecco perché vi dicevo che quel portatile sarebbe perfetto per me, per persone che magari lavorano con Photoshop. Ha tantissime utilità. Una delle più fighe è che puoi anche mettere i video di sotto e nel frattempo usare lo schermo per qualcos'altro, quindi potresti magari giocare ad un gioco ed avere una live stream qua sotto da guardare, oppure un video, oppure un film, e fare qualsiasi altra cosa sullo schermo principale. Non è fantastico? Io direi assolutamente di sì. Cioè, solo su questa cosa, ragazzi, io dovevo dedicarci un video completo. Ho deciso di racchiudere tutto in un video, ma ci sarebbero tantissime cose da dire. Un'altra cosa da dire, ad esempio, è che ha un audio pazzesco. Cioè, praticamente è una cassa portatile. Fa un casino. Fa un casino. Si sente benissimo, ragazzi, è pure forte. Ok. Quindi ragazzi, mettendo tutto da parte, io direi che veramente Asus, per quello che ha fatto quest'anno, si merita un applausone della madosca, perché ha presentato dei prodotti spettacolari mai visti prima. E la prossima cosa che voglio farvi vedere, ragazzi, è questo telefonino qui, che ancora non è uscito e io ho fatto dei test ed è tipo il primo o il secondo telefono più veloce al mondo in questo istante. Questo deve ancora uscire e preparatevi, ragazzi, perché fra poco uscirà un video, sempre se raggiungiamo 8000 mi piace, quindi sotto a spolliciare, ragazzi, perché ho tantissima altra roba da farvi vedere. Detto questo, io vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video, a seguirmi sul mio profilo Instagram, mi trovate con il nome di Golden Jumpy, e noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e ciao a tutti, ragazzi.